Ciao a tutti, sono Marco Vigelini. Oggi vedremo la fase di installazione del software necessario per poter far pratica con Minecraft Education Edition, valutarlo e poi pensare di poterlo introdurlo nella propria classe come strumento di apprendimento basato sul gioco. Allora, la prima cosa che bisogna fare è dirigersi sul sito education.minecraft.net/download. Digitando questo link venite riportati su questa pagina web dove è possibile scaricare il software necessario per Windows 10 o macOS. Nello specifico potete subito scaricare Minecraft Education Edition, che è il gioco Minecraft a cui faremo riferimento, l'app Code Connection, che è molto importante perché ci permetterà di interfacciarsi con Minecraft Education Edition lato coding, e poi c'è l'app Classroom Mode che permetterà all'insegnante di interagire con Minecraft Education Edition laddove si voglia utilizzare delle funzionalità di supervisione, soprattutto utili appunto per gli insegnanti, senza entrare diciamo nel mondo avviato. Ok, è sufficiente quindi cliccare tasto destro salva link con nome sulle tre app e vediamo cosa ci viene, cosa abbiamo lato cartella. All'interno della cartella avremo scaricato questi tre file. Estraendo, tasto destro estrae qui, il file Minecraft Education Edition versione attuale 1.0.17, avremo una cartella. All'interno di questa cartella avremo due file ed una ulteriore cartella. Nel caso in cui aveste già installato Minecraft Education Edition versioni precedenti, vi diciamo, consiglio di disinstallare il tutto mandando in esecuzione questo file uninstall all Minecraft Education Edition version, tasto destro, esegui come amministratore. Se per voi invece è la prima volta, è sufficiente mandare in esecuzione questo file install Minecraft Education Edition con il tasto destro esegui come amministratore, seguire le istruzioni passo passo ed installare l'app. Stessa cosa per Code Connection e per l'app Classroom Mode. Alla fine dei conti dovreste avere a disposizione delle vostre app l'app Minecraft Education Edition, l'app Code Connection e l'app Classroom Mode for Minecraft. Ok? Adesso preoccupiamoci di avviare per la prima volta Minecraft Education Edition e vediamo alcune funzionalità di base. Prima di tutto, qui potete inserire istruzione.it, il vostro account istituzionale che vi permetterà di avere 25 accessi di prova e valutare così lo strumento. Io adesso inserisco il mio account. E la mia password. Premo invio e sto accedendo allo strumento Minecraft Education Edition. Questa è la schermata iniziale. Allora ci sono tre pulsanti: il pulsante del gioco, il pulsante impostazioni e questo pulsante che ci permette di selezionare un personaggio, diciamo, tra quelli disponibili. Io utilizzo questo e vediamo. No, non vediamo gioca, vi faccio vedere un'altra cosa che solitamente gli insegnanti all'inizio mi chiedono, e cioè dove reperire mondi e lezioni. Di nuovo andiamo sul sito education.minecraft.net, che è questo. Andiamo sul menu Classroom Resource, Find a Lesson. Ho cliccato, mi compare una nuova pagina scorrendo la quale
ho la possibilità di trovare diverse lezioni. Questa, per esempio, è la mia, un mondo sulla geometria già pronto all'uso ed essere adottato e portato in classe. Se invece avete degli obiettivi differenti, per esempio fate una ricerca, io so per esempio di avere un mondo intitolato Florence, eseguo la ricerca ed ottengo il risultato. Clicco su View My Lesson. Nella pagina seguente ho tutto il dettaglio della mia lezione, obiettivi di apprendimento, delle idee su come, diciamo, condurre la sessione, le attività degli studenti e le aspettative degli stessi. Sulla destra trovate il file da scaricare. Clic sul file e vi trovate il file zippato sul vostro computer. Cosa devo fare? Tasto destro, estrai qui, mi compare semplicemente un mondo con l'icona Minecraft Education Edition. Premo invio, in automatico Minecraft mi sta portando all'interno di questo mondo. Ok? Questo è Firenze, siamo davanti a Palazzo Vecchio. In fondo c'è la Galleria degli Uffizi, c'è Piazzale degli Uffizi, eccetera, eccetera. Mi metto in una modalità game mode creativa, in modo da poter volare, ok? E cosa significa avere un mondo scaricato dalla comunità di educatori Minecraft Education Edition? Che questo mondo è vostro. Lo potete personalizzare, è liberamente modificabile, personalizzabile, ripeto, e adattabile in base alle vostre esigenze. Lo possiamo, qua stiamo arrivando a Piazza della Repubblica, potete assolutamente personalizzarlo in mille modi, per esempio questo mondo risulta appunto essere modificabile, ok? Anzi, invito poi, qualora prendesse confidenza con lo strumento, a creare le vostre lezioni e a fare altrettanto. Tasto Esc, salvo ed esco, e lo strumento mi riporterà alla lista dei miei mondi. Io ne ho un pochetto. E adesso vi racconto come creare un nuovo mondo e poi ci fermiamo. Torno indietro. Clicco sul pulsante Crea nuovo. Abbiamo 5 mondi, diciamo, di partenza. Poi li vedremo. Ne creiamo uno casuale. Abbiamo la possibilità di rinominarlo, quindi mondo casuale. E abbiamo la modalità di gioco predefinita. Modalità sono due: sopravvivenza o creativa. In modalità sopravvivenza, se cadiamo dall'alto ci facciamo male. E non abbiamo a disposizione tutti i blocchi, lo sto facendo molto breve. In modalità creativa abbiamo a disposizione tutti i blocchi. La difficoltà ce ne sono 4. Queste sono soprattutto valide quando siamo in modalità sopravvivenza. In modalità creativa, la modalità pacifica non ci permette di creare dei mostri particolari e basta, poi lo approfondiremo in seguito. Per questo mondo abilitiamo i trucchi in questo modo, lasciamo che sia sempre giorno, non abbiamo bisogno di un seme per costruire questo mondo. Cosa sono i semi? I semi sono degli identificativi univoci che, per esempio, trovate su internet e messi qui una sequenza di numeri e lettere, ci permette di ricostruire esattamente lo stesso mondo casuale generato ad un'altra persona che però ha trovato interessante. Il tipo di mondo, ne abbiamo la possibilità di farne 3. In questo caso lo faremo completamente infinito, casuale, e clicchiamo su gioca. Vediamo che quale mondo ci sta facendo. Ok, ci ha realizzato questo mondo. Ok, se io adesso, per esempio, ci sono un po' di funghi laggiù, simpatico questo mondo. Se io adesso, per esempio, facessi impostazioni, vi dessi questo, anzi, provate a scrivere
come nuovo mondo con un seme meno 28 56 91 778, voi avreste la possibilità di vedere ricostruito esattamente, esattamente questo mondo. Vogliamo per esempio creare una lezione, la modifichiamo, facciamo qualche cosa, insomma adesso permettetemi di essere abbastanza veloce. Salviamo questo mondo pronto per essere diciamo, condiviso con la comunità degli educatori Minecraft Education. Questo è il nostro mondo, ci clicco, lo posso esportare, lo esporto e vedete facilmente che, scusatemi, qui in Minecraft World abbiamo il mio mondo casuale appena esportato. Ok? Voglio eliminare questo mondo, clicco il pulsante, lo elimino per sempre. Ok? Voglio importarlo, l'ho appena esportato, lo reimporto, ce l'ho nuovamente a disposizione, ci clicco e continuo a giocare nel mondo che ho appena creato. Allora, io direi di fermarmi qui. La prossima volta vedremo la fase di installazione, diciamo di utilizzo dell'app Code Connection e successivamente l'app Classroom Mod. E condividete questo video con i vostri colleghi iscrivetevi, dov'è il file? Qui, iscrivetevi alla piattaforma YouTube, dovrebbe essere questo tinyurl.com. Condividete questo link tra i vostri colleghi, iscrivetevi quindi al canale per essere sempre aggiornati. E questo è il canale, questo sono io, Marco Vigellini. E alla prossima.